Ciao a tutti e benvenuti al tutorial relativo all'utilizzo del progetto Oxygen, quindi per immersioni avanzate. Nei giorni scorsi ho pubblicato la parte prima relativa ai e per il Mission Maker. Oggi invece vedremo come il player dovrà affrontare l'utilizzo appunto del sistema di immersione avanzato. Portiamoci nell'area corsivo sub e vediamo la sua funzionalità. Vediamo adesso cosa serve per utilizzare il sistema di immersione avanzata. Abbiamo qui una cassa dove all'interno troviamo la classica muta, i classici occhiali da immersione, l'autorespiratore, la bombola zaino, che è questa che permetterà di erogare ossigeno perché il player possa respirare correttamente sott'acqua, e in aggiunta, e questo lo deciderà poi il mission maker se implementarlo o meno in base alle necessità della sua missione, gli scuba sono delle piccole bombole precaricate di ossigeno che possono essere utilizzate in caso di emergenza per poter ricaricare la bombola principale. Ora, come potete vedere, nel quadrante in alto a sinistra si trova un'iconcina rossa. Quella indica praticamente l'apertura e la chiusura della valvola di erogazione dell'ossigeno. Vediamo un secondo il nostro inventario, vediamo la nostra bombola con il relativo zaino. Infatti potete trasferirlo all'interno dello zaino stesso, questo molto comodo soprattutto per il mission maker quando deve permettere un minimo di elementi che possono tornare utili per la missione stessa. Ovviamente togliendo la maschera, come potete vedere, è scomparso il riferimento alla diciamo apertura e chiusura della valvola. Una volta che avete tutto il vostro, diciamo, uniforme e quant'altro in ordine, si attiva diciamo con l'interazione di voi stessi, alcune funzioni di utilizzo del sistema avanzato. In questo frangente sono sulla mappa di addestramento del clan, ma comunque sia, questo tipo di funzioni non ace, ma lo avete comunque anche con il vanilla. Qui possiamo vedere il livello di ossigeno, la ricarica da scuba, che ovviamente poi verrà ad essere presente all'interno dell'inventario vuota e verrà indicata con un'icona specifica, oppure aprire e chiudere la valvola. In questo caso ho inserito nella cassa una bombola zaino praticamente vuota. Per ricaricarla ho due tipi di possibilità, anzi forse più di due sostanzialmente. La prima è quella di utilizzare degli oggetti che hanno l'interazione di caricamento. Un altro è utilizzare il sistema di scuba, ma è chiaro che queste bombole sono talmente piccole che la quantità di unità di ossigeno è relativamente contenuta. Si parla di circa 18 unità per scuba nel proprio inventario. Ricordo inoltre che l'interscambio di ossigeno può essere fatto anche con altri giocatori in casi di emergenza. In questo caso andiamo a caricare la nostra bombola. Vediamo
una volta completato il caricamento della bombola, avremo il valore massimo, in questo caso di autonomia di 25 minuti, ma questo potrà essere modificato ovviamente dal Mission Maker perché è opzionabile, e la possibilità di verificare successivamente il livello di ossigeno. Inoltre, come è giusto che sia, la bombola di distribuzione ed erogazione di ossigeno per la ricarica riduce la sua quantità. Erano praticamente 2000 unità, adesso è arrivato a 1850. A questo punto, come potete vedere, abbiamo la nostra ricarica di 25 minuti, quindi 150 unità di ossigeno. Un'altra peculiarità della mod e quindi delle funzioni avanzate è la possibilità di ricevere ossigeno anche attraverso veicoli che siano di terra o di mare, e soprattutto ad esempio i mini sommergibili che si trovano praticamente davanti a me in questo momento hanno la sincronizzazione perché questi possano diventare elemento di caricamento di ossigeno sott'acqua anche in quel frangente. Ovviamente la quantità di ossigeno viene preimpostata dal Mission Maker e non è praticamente infinita. Adesso portiamoci al bordo della banchina ed praticamente immergiamoci. Ecco fatto. Come vedete, immediatamente il sistema vi dice non hai ossigeno perché la valvola è chiusa. In questo momento apro la valvola ed ecco che praticamente l'icona diventa verde, non soltanto, ma fa vedere che il tubo di erogazione rilascia ossigeno e progressivamente, seppur lentamente, la quantità di ossigeno viene a ridursi progressivamente. Ora, cosa succede se per caso l'ossigeno finisce oppure inavvertitamente la valvola viene tenuta chiusa? Sempre con le impostazioni fatte dal Mission Maker si ha una quantità di secondi dove si può mantenere l'apnea. Questa apnea a un certo punto finirà e si sentirà la vostra unità che incomincerà a avere quegli effetti sonori classici di soffocamento. In quel frangente è consigliabile aprire il prima possibile la valvola, oppure emergere, se questo è consentito per la missione, oppure avvicinarsi ad un veicolo che possa ripristinare il tutto, oppure usare la stessa scuba che avete nell'inventario per poter praticamente ricaricare l'ossigeno, o addirittura lo stesso compagno può avvicinarsi a voi per fornirvi una certa quantità di ossigeno, che normalmente è relativo a 10 unità. Quindi avete all'incirca una copertura che si aggira sul minuto e mezzo prima poi di arrivare di nuovo a un valore zero. Non soltanto l'apnea è consentita, ma in modo limitato, ma c'è anche la possibilità che questo, come è giusto che sia, si ripercuota sulla vostra stamina, tant'è che nel momento in cui andrete a nuotare con le valvole, con la valvola di ossigeno chiusa, la stamina si ridurrà rapidamente. Ora non è che si veda proprio benissimo, ok, qui si vede un pochino di più, e arrivato a un certo punto non avrete più l'opportunità di nuotare rapidamente, ma la velocità massima sarà mantenuta quella di base standard. Ora attendiamo l'effetto, eccolo, a questo punto apriamo l'ossigeno perché altrimenti, avendo esaurito l'ossigeno nei polmoni perché mantenuti in apnea, che cosa succederà? Praticamente, per quanto riguarda Ace o comunque anche sul Vanilla, l'unità andrà a perdere coscienza. Non morirà per consentire un certo grado di giocabilità, ma comunque sia non avrà alcun modo per potersi muovere e rimarrà lì praticamente finché qualcuno dei compagni si avvicini e gli trasmetta la quantità di ossigeno necessaria.
Veniamo adesso a quelle che sono le attività con l'interazione con veicoli. In questo caso abbiamo un piccolo SDV e saliamo per pilotarlo. Ora, in questo frangente ricordo che l'erogazione dell'ossigeno all'interno, ad esempio, di questo tipo di veicolo non è necessario, perché l'ossigeno viene erogato direttamente dal veicolo stesso. È ovvio che nel momento in cui io uscirò dal veicolo, se sono a una certa profondità, mi dirà non hai ossigeno, quindi dovrò riaprire il sistema di erogazione dell'ossigeno. Per il momento rimaniamo all'interno del nostro veicolo. Cosa molto importante e che non ho detto poc'anzi è che questi zaini bombola mantengono la memoria, ovvero se adesso dovessi riporre la mia bombola zaino all'interno dell'inventario del veicolo, oppure metterlo per terra in superficie o quant'altro, ed avendo al suo interno una quantità di ossigeno di 124 unità, manterrà la memoria. La memoria viene mantenuta in una qualunque condizione, che lo mettiate per terra, che lo mettiate in una cassa, che lo andiate a trasferire al vostro compagno, manterrà sempre la memoria relativa alla quantità di ossigeno. In questo caso possiamo addirittura rilasciare sul veicolo delle scuba che potrebbero tornare utili ai compagni nel caso in cui debbano fare delle attività subacquee avendo pochissimo ossigeno e quindi la possibilità di auto, diciamo, caricarle con queste piccole bombole. Ricordo inoltre che la quantità di ossigeno erogata dalle scuba è minima e soprattutto è necessario che il valore della bombola in questione sia inferiore a 100 unità. Ho già in programma di fare ulteriori modifiche in futuro, ma comunque sia per adesso è necessario avere 100 unità sotto 100 unità nella propria bombola principale. Adesso partiamo. E scendiamo di qua, andiamo in profondità, rallentiamo, andiamo praticamente sul fondo, ci siamo quasi, e voilà, perfetto, spegniamo il nostro veicolo, apriamo la valvola di ossigeno e usciamo. Ora ipotizzate per un attimo di essere nella condizione di dover caricare la vostra bombola e che ovviamente il Mission Maker vi ha dato l'opportunità di farlo nell'ambito dello sviluppo della missione stessa. Dovrete semplicemente avvicinarvi al veicolo, fare interazione e c'è scritto ricarica bombola. Potete verificare anche la quantità di ossigeno presente sul piccolo sommergibile. Facciamo ricarica. Livello ossigeno mi dice chiudi la valvola per poter ricaricare. Quindi chiudiamo la valvola, carichiamo ed ecco che il countdown, la barra di avanzamento, incomincia ovviamente a fare il suo lavoro. Ricordatevi di non allontanarvi troppo perché altrimenti succederà che il caricamento non potrà essere effettuato. Adesso riapriamo l'ossigeno perché potrei anche andare oltre a quello che è l'apnea consentita. Chiudiamo, interazione e via che si carica. Lo stesso principio si basa quando praticamente doveste in qualche modo ricaricare le vostre scuba perché avendole usate precedentemente saranno vuote e quindi bisognerà ricaricarle. Ecco fatto. A questo punto saliamo sul nostro veicolo e in buona sostanza abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per il caricamento. Ora possiamo ritornare praticamente sulla banchina. Eccoci di nuovo a terra. Ora abbiamo, come vedete, il nostro zaino che è pieno di ossigeno. A questo punto lo mettiamo a terra perché vi farò vedere un altro tipo di funzione. Prendiamo lo zaino vuoto e un paio di scuba. Ora
Benissimo, mettiamo il caso adesso che non abbiate a disposizione veicoli o bombole per il caricamento, ma avete soltanto le scuba. Allora a questo punto fate interazione con voi stessi e fai ricarica scuba. Come avete potuto vedere, l'ossigeno è stato erogato, vi hanno dato di scuba un caricamento di 18 unità e adesso vi ritrovate uno scuba pieno, perché ne avevamo prese due, e uno scuba vuoto. Lo scuba vuoto ovviamente dovreste avere a disposizione un sistema di erogazione per la ricarica, vi verrà consentito facendo ricarica scuba. Ovviamente le tempistiche saranno minori, 3 minuti di autonomia per ogni scuba e qui praticamente è ritornato ad avere il totale di due scuba caricate. Un altro elemento molto importante è che in assenza dell'autorespiratore, che è un sistema di collegamento tra il sistema di autorespirazione e la bombola posteriore, dovreste aprire la vostra erogazione, vi dirà info sommozzatore indossa anche l'autorespiratore, altrimenti non avrete modo di sfruttare appieno quelle che sono le caratteristiche dell'erogazione per quanto riguarda l'ossigeno. Un altro appunto importante, al di sotto di 20 unità di ossigeno il colore cambia, diventa giallo, al di sotto delle 10 unità diventa rosso, quindi avrete anche a livello cromatico un elemento di attenzione che vi porta sempre a verificare quello che è lo stato di ossigeno erogato. Ora lo chiudiamo. Altro elemento molto importante, l'ultimo, almeno per adesso, è la possibilità che il sistema di erogazione possa in qualche modo essere danneggiato. Le cause possono essere tantissime. Lo spostamento di una cassa sott'acqua, che tra l'altro è una novità implementata del sistema del progetto OXI della MOD, che vedremo più avanti. Oppure perché vi scontrate con un veicolo, o perché venite colpite da schegge vaganti, o perché venite ingaggiati e subite un certo danno o colpiti in una determinata parte, automaticamente cosa succede? Randomicamente, ovviamente, avviene un danno sotto il profilo dell'erogazione. A questo punto, cosa succede? Si perderà ossigeno con una certa rapidità. E questo è un ulteriore elemento di difficoltà che è presente nella vostra praticamente missione. Quindi o andate a ricaricarla oppure andate a sostituire la vostra bombola zaino in modo che l'erogazione ritorni normalizzata. Come detto precedentemente, lo ricordo ancora, quella bombola danneggiata, se presa da un'altra unità o messa nella cassa o in un inventario del veicolo, manterrà la memoria, quindi se reindossata sarà ancora danneggiata, di conseguenza avrà un'erogazione, una perdita di ossigeno decisamente superiore rispetto a quella preimpostata di default dalla stessa mod. Benissimo, signori. Con questo è tutto, se ci saranno domande o altro sapete dove trovarmi e sarà immenso piacere esaudire i vostri dubbi in merito. Ciao a tutti e alla prossima!